Questa è una video ricetta di come ho realizzato queste crocchette buone, filanti di prosciutto e formaggio Gouda, ma potete usare anche la mozzarella, l'importante è che sia pasta filata. Allora, dovete bollire le patate, potete farlo sia in pentola che nel forno a microonde. Io ho scelto quest'ultimo e le ho cotte per prima una decina di minuti, poi dopo la provo a forchetta per una quindicina di minuti. Io sto cucinando 200 g di patate. Se con la prova forchetta le patate non oppongono resistenza, allora esse sono cotte. Poi le ho divise a metà, perché con lo schiacciapatate sono andata a schiacciarle per ricavarne solo la polpa di patate. La buccia si è separata comodamente e la si può buttare. Così ho fatto per tutte le patate. Dentro alla polpa che ho ricavato delle patate ci ho messo 50 g di formaggio grattugiato del tipo di grana padano e un QB quanto basta di noce moscata. Poi ho mescolato per dare una prima amalgamata agli ingredienti, poi ho aggiunto l'uovo, ovviamente l'impasto delle patate è a temperatura ambiente. L'uovo deve mescolarsi con l'impasto e non deve cuocersi prima. Ho aggiunto anche un po' di sale, poi messo da parte l'impasto per preparare il ripieno, circa 80 g di prosciutto e 70 g di formaggio a pasta filata che sono andata a tagliare a quadratini il formaggio e a sfilacciare il prosciutto cotto, e questo è il ripieno che andrò a mettere nelle crocchette. In un piatto piano ho messo del pan grattato e in un altro invece ho messo un uovo che sono andata a sbattere con una forchetta. Ho ripreso in mano l'impasto e ci ho fatto una conca in mezzo per metterci dentro il ripieno, qualche tocco di formaggio e un po' di prosciutto e ancora del formaggio. Poi ho sagamato tutto a crocchetta, ovvero a cilindro, che ho messo prima nell'uovo sbattuto e poi nel pan grattato per fare l'impanatura. Se volete potete anche fare una doppia impanatura, le crocchette vanno cotte in una pentola con olio bollente fino a doratura, ovvero cuocetele circa 2 o 3 minuti e poggiatele sulla carta assorbente una volta che esse saranno ben cotte. Ricetta terminata, vi aspetto nel mio prossimo video, ciao!